Guardate ragazzi, c'è Rick! Ah, la tua gente mi sta facendo andare via la voce a forza di gridare. Rick, dovresti ringraziarmi. Insomma, senti. So che questa relazione è iniziata con me che pestava a morte i tuoi amici. E per questo non ci spazzoleremo mai i capelli a vicenda o non condivideremo i nostri segreti più intimi, ma devi darmi un po' di credito. Mi sono appena fatto in quattro per dimostrarti quanto io sia ragionevole. Tuo figlio si è nascosto in uno dei miei furgoni e ha mitragliato un mucchio dei miei uomini. E io l'ho portato a casa, sano e salvo. E gli ho preparato gli spaghetti. Un altro del tuo gruppo? Beh, voleva che ti uccidessi e mettessi lui al comando. E io l'ho fatto fuori per te. E quest'altra, qui, ha sparato a Lucille. Voleva uccidermi, quindi ho fatto in modo che avessi una bocca in meno da sfamare. E a guardarla, direi che quella bocca mangiava parecchio. Personalmente non avrei scelto lei come prossima vittima, ma Arat, non so, non si fidava di lei. Le tue scorte sono davanti al cancello, vattene! Sì, certo, Rick. Non appena avrò trovato il tipo o la tipa che ha fabbricato questo proiettile. Arat! Sono stata io! No, non è vero. L'ho fatto io. Sono stato soltanto io. Tu? Ho utilizzato un bastone usato, una testa portamatrice a quattro fori, un fumaiolo per la polvere. Zitto. Ti credo. Lucille, dammi la forza. Ti libererò dal peso del tuo fabbricante di proiettili, Rick. Lui è quello che mi hai lasciato al cancello principale. E qualunque cosa tu abbia trovato non è sufficiente, perché sei ancora davvero, davvero nei guai. Dopo questa giornata. Andiamo! No! 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 Ti prego, prendi me! No! Rick, devo essere sincero. La tua cucina ora è un disastro. Ci vediamo la prossima volta.